Buongiorno, ringrazio la professoressa Ruggeri, ringrazio dottor Triani che mi ha contattato, ho accettato volentieri di venire in questa sede, ringrazio tutti voi che siete venuti ad ascoltarci, ad ascoltarmi, e dico anche grazie di esistere al professor Piperno, perché è sempre molto obiettivo e ci fornisce tutti i dati che ci servono per capire che cosa sta succedendo. Io ho preparato delle diapositive, mi scuso perché sono in PDF, perché il sistema non reggeva il mio tipo di presentazione. E, ovviamente io sono d'accordo, perché conosco un po' il pensiero di chi interviene, con tutto quello che è stato detto, di quello che probabilmente si dirà, perché ritengo che appunto noi siamo passati da un sistema illuminato di riforma sanitaria del 78 e stiamo tornando a un sistema mutualistico. E questo non va bene, e tutti i dati ci fanno vedere che la promessa salvifica della sanità integrativa in realtà non è vera, nel senso che aumenta l'iniquità, aumenta la spesa sanitaria pubblica comunque, anche quella privata, c'è un consumismo sanitario, si crea mala sanità, cioè ci sono tutta una serie di effetti che non vanno bene, e diminuisce anche l'apporto al Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente io, dati i relatori così competenti e prestigiosi, a me piacerebbe affrontare l'argomento, andrebbe fatto in questa maniera, con un approccio multidisciplinare, per cui non parliamo solo di numeri. Noi dovremmo affrontare l'argomento tenendo conto non solo dei dati economici, dell'economia, ma dovremmo tenere e anche rivedere i concetti economici, ma dovremmo tenere conto dell'antropologia medica, della sociologia, della filosofia, perché sono utili, della linguistica, perché anche il linguaggio cambia il mondo reale, ma è la visione che abbiamo del mondo. E non lo posso fare in questa sede perché ho 15 minuti, rispetterò il mandato, e dunque quello che farò è calarci nella realtà. E per calarci nella realtà andrò a esaminare quelli che sono i tre, credo, quelli che chiamano stakeholders, che in realtà sono i portatori di interesse, che si diceva prima. E il primo, scusate, e farà piacere al professor Piperno, perché non dice. Si abbassa la luce? No, credo, sì, non so, come volete. Basta che io vedo un po' qua. Sì, va bene. Mm. Sì, va bene, come funziona questa cosa? Mi sembra che si accenda qua. Me l'ha spiegato prima. Ah, forse così. Così. No? Tenga conto di questo tempo che non è colpa mia. Abbiamo già messo Allora, intanto anticipo, esistono tre portatori di interesse fondamentalmente, che sono il terzo pagante, come ha anticipato il professor Piperno, esiste il cittadino e esiste il medico. Per quanto riguarda il terzo pagante, alla fine dei conti è il capitale, perché il mercato della salute è un mercato potenzialmente infinito, come sappiamo, basta creare le malattie. E il capitale vuole investire nella sanità. E per fare questo crea questi fondi sanitari integrativi e utilizza tutti i mezzi leciti possibili per l'unico fine che ha il terzo pagante, che è la massimizzazione del profitto, perché questo è il fine, è l'unico fine che ha. E non importa le maniere in cui utilizza questo fine. Per cui assistiamo, come vedremo dopo, a pubblicità discutibili, a pubblicità ingannevoli, a disinformazione. Poi andiamo a vedere gli stipendi dei dirigenti, perché ovviamente la sanità integrativa ha dei costi, che sono dei costi di intermediazione e dei costi di accantonamento, che possono raggiungere anche il 40%. E se andiamo a vedere gli stipendi dei dirigenti di certi fondi sanità integrativi, sono stipendi multimilionari. Io ho portato un articolo del New York Times dove lo stipendio di un dirigente è, ho calcolato all'ora, $10.000 all'ora. $10.000 all'ora. Sono tutti soldi, tutte le risorse che vengono sottratte ai pazienti, perché questo fino al 40% viene sottratto ai pazienti. E allora di cosa stiamo parlando? Poi, adesso si dovrebbe però avere una diapositiva, poi passiamo al paziente. Allora, all'inizio del 2018 ho fatto pubblicare
pubblicare sul quotidiano Sanità perché avevo un paziente che era appena stato assunto in azienda e ha avuto questo famoso beneficio del welfare aziendale, al quale è stato obbligato, invece di avere aumento lo stipendio, forse non gli viene sempre spiegato, che invece di avere aumento lo stipendio ha questo welfare. E questo paziente illuminato, perché non tutti sono così illuminati come questo mio paziente, perché basta vedere prestazioni a basso costo e tutti sono contenti. In realtà bisogna vedere cosa si cela dietro questo basso costo, perché c'è qualcos'altro. E allora ha fatto tutta una serie di considerazioni, dicendo ad esempio che, ma io vivo in una regione dove io arrivo dalla Friuli Venezia Giulia, in una regione dove il sistema sanitario pubblico funziona. E adesso pago con le tasse, devo pagare anche questo fondo sanitario e vabbè, mi propongono ogni 2 anni di fare degli esami, degli accertamenti, c'è tutta una lista, non c'è la prescrizione del medico e l'azienda che offre ogni 2 anni su quel criterio, non si sa, per cui c'è la spirometria, c'è l'esame del PSA, poi non mi ricordo che cos'altro. E qui c'è un problema di appropriatezza, nel senso che parliamo tanto di appropriatezza, ma dove è scritto che deve fare il PSA? Cioè, sarà visitato, non c'è la prescrizione del medico. Lui va automaticamente, vabbè, dice facciamo gli esami, male non fanno. Va a fare gli esami, tutto in una giornata, bellissimo, tutto gratis, tutto in una giornata, che efficienza. Però mi viene il dubbio, questi esami mi servivano? Inoltre, mentre facevo questi esami, ho detto, già che ci siamo, facciamo una radiografia del torace e vai. Andiamo contro quelli che sono il codice deontologico, e vi cito da ordinista, vi dico da 10 anni, essendo anche ordinista, fra le varie cose, andiamo contro l'articolo 6, i principi di efficacia e appropriatezza. Il medico in ogni ambito operativo persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private, salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi sanitari. Non c'è questa cosa. E siamo contro l'articolo 6. Articolo 13. La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico. Impegna la sua autonomia e responsabilità, deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. Dove c'erano tutte queste cose? Eppure milioni di cittadini si sottopongono a questi tipi di esami. È gratis, siamo contenti, più cerchiamo, meglio è. E poi procedure diagnostiche, interventi terapeutici non proporzionati, comunque codice deontologico, ma anche codice penale, perché per quanto riguarda la prescrizione delle radiografie, uno deve esserci il prescrittore che è il medico, secondo ci deve essere un principio di giustificazione, che qui non c'è. E dunque queste sono tutte le conseguenze che possono avere. E allora ci dice sempre questo paziente illuminato, magari fossero tutti così, ma a questo punto io mi fido dei medici, mi fanno tanto di prevenzione eccetera eccetera eccetera, ma queste cose in realtà servivano? Sono molto confuso. E infine passiamo alla prossima slide. Sì. No, poverino, si porta la sentenza. Sì, che non funziona. Sì, è dura perché devo buttare da qualche parte. Del fatto che non ho più niente da buttare. Non ho idea. So che si accendeva sopra, poi destra e sinistra, sembrava sempre preciso. Di solito si punta su punta sullo schermo. Non è colpa mia. Posso vedere che si può mancare. Dai, forza! Prego! Grazie. Io non sono un medico, però. Ma prima a mano che Adoranti. Ah, perché fanno sì, grazie. Il manuale, il manuale. Faccio io. Sì, grazie mille. Mi aggiungo questo. Andiamo avanti, sì, perché ho già detto queste cose qua. Andiamo. Perché quindi non è. Allora questa è la pubblicità, è un esempio di pubblicità indecente della PPM. Per non parlare di quelli ingannevoli che sentiamo ogni giorno alla radio, ok? Andiamo avanti. Questi sono gli stipendi dei dirigenti americani.
66 milioni di dollari all'anno, tutte risorse sottratte ai pazienti. Andiamo avanti. Poi il cittadino, e vi leggo quello che ha scritto, ma andiamo. Ok, da qualche tempo posso godere dei servizi della cassa assistenza. Tenuto conto della disponibilità di servizi mediamente eccellenti del servizio sanitario, nella zona in cui vivo, per il momento ero scettico sull'uso di questo strumento. Ho preso atto dell'articolo 2, eccetera, eccetera. E poi si chiede perché non mi vengono già tante lutte dal servizio. Arrivo alla fine della sezione pacchetti, prevenzione, andiamo avanti. Prevenzione cardiovascolare, PSA, spirometria, tutto gratuito. Accompagnato tra l'altro dalla prestazione di una giornata, questo sì che è efficienza. Per maggior scrupolo durante la visita cronologica mi sarebbe scritto una radiografia. Ecco, questo è quello che succede ai nostri cittadini. Gli esiti confermano, guarda caso, lui stava benissimo. Hanno confermato il mio stato di salute generale, niente che non sapessi già. Chissà poi se quella radiografia era effettivamente necessaria. Certo, io non sono un medico e quindi mi fido della professionale da chi mi ha visto, ma chissà, l'ultima considerazione riguarda il quadro più generale, a me quasi del tutto sconosciuto. Non sarebbe meglio efficientare il Servizio Sanitario Nazionale invece di alimentare strutture esterne che hanno ovviamente lecitamente, indiscutibilmente uno scopo di lucro? Qual è il limite tra lo scrupolo diagnostico e l'eccesso tutto sommato che genera un profitto? Da semplice cittadino mi sento indifeso, più indifeso che tutelato, innanzitutto innanzi a queste situazioni, sicuramente confuso. Ecco, la politica forse dovrebbe recepire questi tipi di messaggi, oltre a quello che diciamo noi medici, grazie. E andiamo al medico. Allora, qua bisogna fare una premessa importante, perché bisogna capire come viene gestita, mi riferisco soprattutto alla parte odontoiatrica, perché è l'extra LEA, perché abbiamo parlato dei LEA, ovviamente siamo assolutamente d'accordo che possono essere, i servizi non può essere sostitutivo. Discorso a parte è gli extra LEA, però non esiste solo il fondo per risolvere i problemi, esistono anche modalità, perché il fondo comunque è un costo. Comunque i fondi sanitari, molto semplicemente, come funzionano? Allora, sono un accumulo di risorse. Queste risorse vengono destinate a chi ne ha bisogno, secondo quanto previsto dal nomenclatore. Si dividono in assistenza diretta e assistenza indiretta. Cos'è l'assistenza diretta? È il fondo, il terzo pagante, che si avvale o di strutture proprie o quasi proprie, oppure di un contratto che si chiama convenzione. La convenzione a sua volta, e questo contratto prevede un sacco di voci che vediamo fra poco. Questo contratto prevede poi, fra l'altro, si divide in convenzione diretta e indiretta a seconda della modalità di rimborso e basta, e questa è l'unica differenza fra i due, nel senso che nella diretta viene pagato direttamente il professionista, nell'indiretta viene rimborsato il paziente. Andiamo avanti. Nell'indiretta invece esiste la totale libertà di scelta del medico curante. Posso andare da qualsiasi medico, ma l'unico requisito è iscrizione all'albo. Basta, nessun contratto. Allora, c'è un problema di gestione dei costi. Andiamo avanti. E nell'ambito odontoiatrico, per esempio, esiste la certezza dell'accadimento, perché tutti più o meno abbiamo bisogno dell'odontoiatra, delle cure dentistiche, in maniera più o meno importante. Dunque c'è un reale, è per quello che in sanità pubblica, non tirate pubblica dove io lavoro, non può accollarsi tutte le cure, perché esiste una mola di domanda enorme, ma di questo parleremo anche dopo alla fine. Andiamo avanti. E dunque, a fronte della certezza dell'accadimento e di dover gestire questi fondi, cosa fanno i terzi paganti? Mettono dei paletti, che non sono solo l'onorario, che loro chiamano tariffario perché ci pensano che noi siamo dei mercanti, si chiama onorario, torneremo anche sul concetto di onorario, perché le definizioni sono importanti. Esiste un problema nel contratto, avremo una modalità di rimborso, un tipale imposto, un nomenclatore imposto, potremo avere un aumento della burocratizzazione e delle penalità. Tutto questi sono fattori condizionanti a fronte di un fra i tre portatori di interesse sicuramente il terzo pagante è quello che ha il potere più ampio. Andiamo avanti. E questo è il risultato. Il risultato è che, vedremo dai dati, peggiorano le prestazioni odontoiatriche, ma non solo, c'è un decadimento della qualità lavorativa perché bisogna lavorare molto molto velocemente, aumento dei contenziosi medico-legali. Tutto questo perché? E il libero professionista, e devo spendere una parola di
elogio anche alla libera professione, se ne parla poco, però la gran parte degli odontoiatri sono piccoli liberi professionisti e noi in Italia non abbiamo solo un'eccellenza che è il sistema servizio sanitario nazionale, ma anche l'odontoiatria, perché l'odontoiatria è riconosciuta in tutto il mondo, quella italiana è una fra le migliori, non sarà un caso. Allora, queste sono le conseguenze. Finito? Sì, ma io comunque sarò breve. E dunque queste sono le conseguenze, andiamo avanti. E adesso, molto velocemente, una carrellata, giusto quello che io chiamo la galleria degli orrori. Perché andiamo a vedere gli atti giudiziari, andiamo a vedere le inchieste giornalistiche, andiamo a vedere cosa ci dicono i mass media su questi argomenti. Andiamo avanti. Già nel 2007 l'Espresso fece un servizio dove il boom delle convenzioni manda in tilt il servizio pubblico in tutta Italia. Non è una cosa nuova, come vedete, già se ne parlava. E io devo accomunare, allora, oltre alla sanità integrativa, cioè questa visione economicistica della sanità, l'abbiamo anche, per certi versi, nei DRG, ce l'abbiamo nei low cost, sono tutte facce della stessa medaglia, nel senso la mercificazione della salute e della sanità. Dunque ci metto insieme tutte queste cose, perché ovviamente quando un terzo pagante decide un orario molto basso, a questo punto si diventa low cost. Per cui tutti vi ricordate lo scandalo della Santa Rita legato ai DRG, comunque al fatto di, ovviamente qui c'è da una parte la verità, ma dall'altra parte anche la necessità di far tornare i conti in maniera sbagliata. Andiamo avanti, ok? Questa è un'altra tofa e vado avanti, veloce, ok? Anche i parti cesari, se ci pensate, noi siamo il secondo paese al mondo per parti cesari. Ovviamente la cosa è complessa, però i DRG favoriscono, è riconosciuto che favoriscono il fatto che in Italia siamo il secondo paese al mondo per parti cesari. Non è solo motivo. Andiamo avanti. Questo è un servizio della Gabanelli su interventi di alto tesi, andiamo avanti, perché l'Emilia Romagna si è posto un problema nel momento in cui ha fatto le convenzioni, perché si è accorta che c'è stato un incremento del 378% degli interventi, e questo è dovuto, ha definito questa cosa qua come errori di codificazione, molti errori di codificazione proprio di interventi che non servivano. Andiamo avanti. E questa è, vedete che nel pubblico è rimasto uguale, ma nei centri che ottengono i rimborsi vedete come aumentano gli interventi. Erano tutti necessari? Qualche dubbio. Andiamo. Questo invece è quello che succede quando è il contrario, quando non è il terzo pagante, ma siamo noi a pagare i centri convenzionati. E cosa buffa? Mentre un centro normale non convenzionato gli interventi costano quello che vedete, quando paga il pubblico, guardate che tariffe che ci sono. Questa è un'altra distorsione del sistema. Andiamo avanti. E queste sono un po' di a Trieste, la città dove abito. Dentista convenzionato controllato su dire 39.000 euro per false codificazioni. Messina, dentista convenzionato per truffa di 200.000 euro, sempre legato alle convenzioni. Bergamo, stessa cosa. Vicenza, stessa cosa. Trento, stessa cosa. A Potenza, stimato danno reale, 2 milioni di euro in applica convenzionata. Andiamo avanti. E questo è quello che dice l'ultimo rapporto, non ce ne sono stati altri, dell'Istituto per la Promozione dell'Etica in Sanità. L'affidamento ai privati convenzionati di porzioni sempre crescenti di sanità pubblica aumenta il rischio di corruzione del conflitto naturale di interessi. Più chiaro di così? Andiamo avanti. Questo è il servizio delle Iene, sono stati presi dei pazienti assolutamente sani, portati in un low cost, andiamo avanti, e vedete che sono tutti malati. Perché a fronte di una visita gratis dobbiamo trovare qualche cosa. Andiamo avanti. Questo è record recentemente, stessa cosa, pazienti sani portati in cliniche low cost, e la CAO e l'AIO hanno, e l'ANDI hanno stigmatizzato la cosa. Andiamo avanti, o quasi finito. Questa è un'altra indagine dove si vede che nei centri low cost aumentano le prestazioni invasive, impianti e protesi, cioè si tolgono denti e si mettono impianti e protesi, dunque si fanno danni ai pazienti. Andiamo avanti. Poi c'è il contenzioso, andiamo avanti, che aumenta. Questo è il dottor Scarpelli, che ha fatto parte, membro del Comitato Nazionale di Bioetica, dove in Lombardia ci dice che il più alto contenzioso si hanno nelle strutture convenzionate. Andiamo avanti. Questo invece è Massimo Ferrero della Conferenza Europea degli Ordini Medici, dove ci dice che in Germania
si assiste da quando c'è la convenzione all'aumento dei contenziosi. Andiamo avanti. Questo è quello che succede in Spagna. Il 10% dei dentisti lavorano in low cost, ma hanno il 70% dei contenziosi in tutto. Andiamo. E questo, infine, e sto terminando, è quello che ci dice un broker, che è molto... Avete idea dell'enorme follia dei convenzionamenti medici? Vi garantisco che ogni convenzionamento per sua natura è un abbassamento del servizio di livello di qualità. E ce lo dicono loro! E ce lo dicono loro! Vado a terminare. Andiamo avanti. Ok. Non era quello, eh. Questa è l'ultima diapositiva. Allora, nell'ultima diapositiva io voglio fare questa... Questa è, no, non era l'ultima, torniamo quella dietro, questo era l'ordine dei medici. Allora, io credo, vorrei tornare alla parola onorario, il proprio termine. L'onorario perché ha una valenza sia che è giusto premio a chi ha ben operato, e poi c'è una valenza sociale, come ci insegna il professor Cavicchi, e noi dovremmo avere questa valenza sociale. E allora, per ottenere questa valenza sociale, ricordarci di questa valenza sociale, noi dobbiamo fare, non dare solo prestazioni, nel senso che le prestazioni ci devono essere di qualità, ma dobbiamo fare quella che si chiama una pratica sovversiva. La pratica sovversiva è questa: puntare sulla prevenzione primaria, questo soprattutto in ambito odontoiatrico. Perché è sovversiva? Perché lede gli interessi di tutto quello che sta intorno al medico. E la prevenzione primaria costa poco e ha un'efficacia enorme. Chiaro, bisogna aspettare tempi medio lunghi, voglio dire, ma è questo, cioè il medico deve ricordarsi di essere un maestro dell'educazione sanitaria, deve, voglio essere ancora più incisivo, deve promuovere l'autoestinzione, che non ci sarà mai, ma è quello che noi dobbiamo fare come medici, promuovere l'autoestinzione, perché ammalarsi non è sempre un destino, e allora noi dobbiamo impegnarci in questo ambito. E allora nell'ambito della regione, no, indietro, quello lì, una cosa, nell'ambito della regione stiamo facendo un progetto con il professor Di Renato di Odontoiatria Pubblica, cercando di investire nei soggetti vulnerabili, perché è di quelli che dobbiamo prenderci carico, perché fra l'altro una cosa importante da dire è che non tutti forse lo sanno, ma le malattie della bocca sono inversamente proporzionali alla scolarità, cioè più bassa la scolarità più aumenta, ma la cosa folle è che meno sei scolarizzato più è alta la spesa pro capite al dentista, che è una follia questa, perché chi è scolarizzato sa come fare per non ammalarsi, gli altri non lo sanno. Allora in ambito dell'odontoiatria pubblica stiamo facendo questo progetto nelle scuole, diamo le prestazioni extra LEA ai soggetti vulnerabili. Invece a Trento esiste un fondo assistenza indiretta, che è l'unica accettabile, che significa io vado dal medico, basta che abbia, non c'è contrattualizzazione, basta che sia iscritto all'albo dei medici. E vi ringrazio, scusatemi per il disguido delle diapositive, grazie.